Luca Daffrè all'Isola dei Famosi 2022 si è piazzato al secondo posto e ha sfidato Nicolà Vaporidis nell'ultimo televoto di questa 16ª edizione. Come si poteva immaginare, non c'è stata alcuna possibilità di vittoria per lui. L'attore ha vinto il reality con un'altissima percentuale di televoto. Ma probabilmente l'ex corteggiatore, arrivato in Honduras quando i giochi erano iniziati da tempo, non si aspettava di arrivare neppure in finale. Durante il suo percorso si è avvicinato parecchio a Maria Laura De Vitis, la quale oggi riceve una bella batosta. L'ex naufraga, in questi giorni, si era mostrata ancora propensa ad avviare una relazione amorosa con Luca dopo il reality. Ma oggi Daffrè stronca Maria Laura, chiudendo così la sua porta. Nel corso della finale, Luca aveva già dimostrato di voler prendere le distanze dalla De Vitis e tutti avevano applaudito alla sua retromarcia. Cos'è successo subito dopo a telecamere spente? L'ex corteggiatore di UED si svela in una nuova intervista su fanpage.it, dove conferma che con la De Vitis si sono dati forza a vicenda in Honduras. Ma durante le ultime settimane di permanenza sull'Isola 16, Daffrè si è infastidito per alcuni atteggiamenti di Maria Laura. Ne hanno parlato lontano dalle telecamere e oggi ammette che gli sarebbe piaciuto che fosse stata più limpida. A questo punto, Luca confessa che da parte sua ci può essere solo un'amicizia e pare che non abbia intenzione di cambiare idea. Non penso che avremo mai una relazione fuori. Per me è un'amica. Le voglio bene, ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso. L'ex naufrago fa notare che da parte della De Vitis c'era più voglia di continuare una frequentazione fuori. Per lui, invece, quando la scintilla non scatta immediatamente vuol dire che deve fermarsi. Ammette oggi di essere entrato in gioco con un'idea diversa di lei, pensando alla sua relazione passata e alle sue esperienze televisive.